Buongiorno a tutti ed eccoci ad una nuova puntata della rubrica TM Talks, dove Tecnologie Meccaniche cerca di affrontare quelle che sono le principali problematiche a livello del mondo manifatturiero in generale, meccanico in particolare, toccando più in settori significativi per il mercato italiano e non solo. Oggi abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni eh, il dottor Luca Martin, CEO di MV Augusta con il quale affronteremo una serie di argomenti legati al settore del motociclo, dove chiaramente l'Italia occupa un ruolo di primo piano a livello internazionale. E eh, anche MV Agusta, l'azienda che il Dottor Mattin dirige, vedremo di capire come si sta muovendo, quali sono i punti chiave che la, che la contraddistinguono. Intanto, Dottor Mattin, benvenuto a questo incontro e grazie per la sua disponibilità. Grazie a voi e benvenuti a Schirana. Benissimo, allora iniziamo subito con la prima domanda. Eh, abbiamo detto prima che il settore del motociclo è sicuramente importante eh, strategicamente per il mercato italiano. Ma come sta andando il mercato del motociclo in Italia e all'estero in generale? E quali sono, a suo avviso, le prospettive a breve e medio termine? Il mercato delle moto è in continua crescita da un periodo che definiamo post-COVID. C'è stato un richiamo alle due ruote pazzesco, forse perché il modo della moto declina anche un po' un senso di libertà. E quindi, dopo le restrizioni legate alla pandemia, c'è stata proprio una riscoperta delle, delle due ruote. Quindi, a livello mondiale, ma soprattutto italiano, c'è una crescita. In un mercato altamente competitivo. Negli ultimi anni si è visto però che essendoci una concorrenza fortissima soprattutto dai brand cinesi, eh, qui dobbiamo veramente tirarci sulle maniche per lottare come dicevo in un mercato veramente competitivo. Abbiamo detto che l'Italia nel mondo del motociclo occupa un ruolo di primo piano, ma quali sono gli elementi che la contraddistinguono, che le danno il successo che ha? La storia e il design delle moto italiane è riconosciuto a livello mondiale e questo ci permette di essere sempre un passo avanti per quel che riguarda appunto l'apprezzamento del brand. Sappiamo che qui solo nella, nella Motor Valley ma anche nell'area di Varese ci sono brand storici e se andiamo indietro non di troppi anni fa, una trentina d'anni fa, avevamo più di una cinquantina di brand solo nel settore delle due ruote. Quindi ci viene riconosciuta questa storia che passa anche attraverso le corse. Abbiamo una storia molto forte a livello di moto mondiale, noi rappresentiamo, grazie ad Agostini, ancora uh, il costruttore con più mondiali vinti eh, che ci rende sicuramente orgogliosi e riconosciuti in tutto il mondo. Ma scendiamo su MV Augusta, quali sono invece gli elementi che caratterizzano MV Augusta, in particolare il suo prodotto? Come dicevamo, il design è apprezzato da tutti, ma c'è un altro elemento fondamentale che viene riconosciuto nelle nostre moto ed è l'artigianalità e l'esclusività. Noi non siamo produttori di massa, non puntiamo i volumi, siamo in un mercato di nicchia. Ci definiamo un po' la Ferrari delle due ruote perché appunto la nostra caratteristica è l'ossessione per il dettaglio e per quel design, quello stile italiano che viene riconosciuto in tutto il mondo. Uh, un MV Agusta in un parcheggio viene riconosciuta immediatamente. Abbiamo parlato di qualità e quindi di artigianalità, quindi di un qualcosa di molto eh, particolare, specifico, eh, di innovazione continua. Ma per far questo occorre avere alle spalle anche un'organizzazione aziendale. Quali sono i punti chiave dell'organizzazione aziendale di Amevo Gusta? Noi ci definiamo una famiglia performante, perché non siamo semplicemente una famiglia dove qui siamo tutti appassionati di moto e cerchiamo di collaborare sempre per raggiungere i nostri obiettivi. Ma vogliamo farlo in maniera performante perché, come dicevo prima, il mercato non sta ad aspettare noi, quindi, dobbiamo riuscire ad innovare continuamente. Per fare ciò, abbiamo definito negli ultimi anni una struttura che copia un po' le grandissime aziende del settore automotive, ovviamente declinata in una realtà molto più piccola come la nostra. Abbiamo 235 dipendenti, dislocati in due. A Are qui a Varese e anche a San Marino, però allo stesso tempo cerchiamo di creare una struttura organizzativa che sia verticale per quanto possibile, nonostante la dirigenza e il consiglio di amministrazione sia sempre accessibile, perché qui quello che ci permette di essere competitivi alla fine è la velocità nel processo decisionale ed è caratteristico di un'azienda delle nostre dimensioni. Molto chiaro, eh, parlando di organizzazione, parlando di innovazione all'interno dell'organizzazione sicuramente non si può non toccare l'argomento della digitalizzazione, grande, argomento di grande attualità nel settore manifatturiero in generale e meccanico in particolare. Quali le scelte intraprese da MV Augusta su questo argomento e quali i risultati ottenuti? E quali gli obiettivi prossimi? Ci sono moltissimi settori in cui stiamo puntando sulla digitalizzazione. Uno in particolare è la tracciabilità del prodotto, che parte dalla filiera, quindi dal lato fornitore fino al prodotto finito. Grazie alla partnership con Peer Mobility, abbiamo avuto accesso a dei sistemi informativi molto avanzati. Ad oggi Ogni singolo concessionario, una volta che il veicolo, che qualsiasi moto entra da loro, possono attraverso un database riconoscere la storia del veicolo dalla sua nascita all'ultimo tagliato. E questo è sicuramente un vantaggio, uno per definire il valore residuo di questa moto, perché se ha avuto diciamo, un percorso secondo i canoni definiti dal nostro post vendita sicuramente potrà mantenere un valore molto più alto sul mercato, allo stesso tempo dà la possibilità al cliente di sapere esattamente cosa è stato fatto su questo veicolo e questo è uno dei settori in cui stiamo lavorando, altri sono la gestione dei dati, ad oggi all'interno dell'azienda abbiamo veramente un'infinità di dati disponibili che però sono destrutturati e con dei dati strutturati è sicuramente complicato poter fare delle analisi e utilizzare i dati per prendere decisioni giuste nel momento giusto. Uno dei processi cui stiamo implementando è quello un po' più complicato in questa fase, l'introduzione di SAP, eh, che speriamo, tocchiamo ferro, vada a buon, a buon fine alla fine dell'estate e questo ci permetterà di avere un approccio al dato sicuramente in tempo reale in tutti i settori aziendali, ma ancora più importante avremo una, una reportistica chiara e trasparente che ci permetterà appunto di decidere in base ai risultati attuali le prossime mosse all'interno dell'azienda. Chiarissimo, eh, altro elemento di competitività sicuramente è l'automazione. Eh, prima lei ha sottolineato il fatto che vi state strutturando pur nelle dimensioni diverse come un'azienda dell'automotive, diciamo, però dall'altra parte eh, eh, per mettere in evidenza la vostra artigianalità è importante no, è sapere che cosa automatizzare. E cosa è importante automatizzare. Come lo state declinando all'interno di MW? Un approccio all'automazione che definirei collaborativo. Quindi tutti i processi di automatizzazione che stiamo introducendo in azienda sono atti a dare maggior libertà all'artigiano di potersi esprimere. Questo cosa significa? Che ci sono delle operazioni a bassissimo valore aggiunto che non vale la pena che vengano fatte da un, un operaio altamente specializzato come quelli che abbiamo noi qui a Schirano. Quindi decidiamo di introdurre alcune semplificazioni ai processi attraverso l'automatizzazione. È ovvio che non, non avremo mai dei robot in linea che andranno a produrre o a saldare i nostri telai, questo anche perché ogni nostra moto è diversa dall'altra. Eh, vi mostrerò mo dopo molto volentieri che ogni singola moto viene autografata dall'operaio che effettua l'assemblaggio in linea. E quindi questo è diciamo, un bilancio tra quello che sono l'innovazione dei processi. Quindi per cercare di ridurre al massimo gli sprechi da una parte e i tempi morti dall'altra, allo stesso tempo vorremmo esaltare l'artigianalità di prodotto dando tempo ai nostri artisti nel, nel creare le nostre moto. Chiaramente tutto questo processo eh, deve avere come base il discorso della qualità che in MV Augusta da quanto mi ha detto è proprio un must, ma voi come la declinate nei confronti dei vostri clienti da una parte e come richiesta dai vostri fornitori dall'altra? L'approccio alla qualità è a 360 gradi ma con sempre un fine ultimo, la soddisfazione del cliente. Quindi noi partiamo diciamo, a ritroso dal prodotto finito, mettendoci sempre nei panni di un pilota che vuole salire in questa moto, apprezzarla, guidarla in sicurezza e valutando che l'artigianalità di questo prodotto è garantita proprio dalla passione che viene messa anche all'interno dei processi qualitativi. Quindi all'interno del nostro flusso produttivo ci sono diversi stage di controllo. Ieri li definivamo dei firewall proprio per evitare che qualcosa scappi fuori e che il cliente se ne accorga. Allo stesso tempo vogliamo avere l'umiltà di dire che non siamo perfetti e che quindi se dovessimo incappare in qualche problema siamo sempre pronti ad ascoltare e ricevere i consigli anche dei nostri clienti. Benissimo, qualità passa anche attraverso i sistemi di produzione, i sistemi di produzione che diventano fondamentali per la realizzazione di un prodotto di alta qualità. Ma cosa chiedete ai fornitori dei vostri macchinari per poter raggiungere questi obiettivi elevati di qualità? Sicuramente c'è una fase importantissima di co-design. Questo è uno dei punti chiave perché ovviamente noi non siamo dei maestri nel produrre attrezzature, ma ci affidiamo a dei fornitori, molti dei quali sono qui molto vicini a noi, e alle loro competenze. Quindi il nostro approccio deve essere sempre collaborativo. Non pretendiamo di essere di nuovo gli esperti, ma sappiamo bene cosa vogliamo ottenere. E quindi da questo punto di vista vogliamo sempre avere un approccio trasparente in fase di definizione del progetto. Altro argomento chiave è la sostenibilità, se ne parla molto, adesso ci sono anche delle, delle normative a livello europeo, questo coinvolge anche le imprese manifatturiere e eh, dopo mh, diciamo, il discorso della, delle normative che riguardano il bilancio di sostenibilità che bisogna come dire, entro il 2000 eh, alle fine dell'anno già cominciare a presentarlo ecco eh, come vengono attuati i concetti di sostenibilità in MV Augusta a livello generale e anche a livello produttivo? Come vedete noi siamo in una location fantastica quindi probabilmente eh, qui potrebbe sorgere uno dei resort più belli al mondo e quindi la sostenibilità per noi è proprio una, una cosa intrinseca al prodotto. È anche vero che non è facile in un sito storico come questo portare dei miglioramenti dall'oggi al domani. Abbiamo un piano di investimenti a lungo periodo con un occhio sicuramente alla sostenibilità. Quello che stiamo facendo proprio in questi giorni è un audit da parte di, una, di un consorzio esterno per valutare i rischi e le opportunità all'interno di questo sito. Dobbiamo anche ricordare che qui ci sono dei vincoli paesaggistici, quindi che vanno, per noi la sostenibilità è proprio un vivere l'ecosistema lago e il lago di Varese. E quello che cerchiamo di fare è trasmettere il nostro diciamo, rispetto verso l'ambiente anche all'esterno, demandando ai fornitori un approccio sostenibile tanto quanto stiamo cercando di fare noi. Uno dei punti sicuramente in cui vorremmo investire ancora di più è il packaging, perché eh, acquistando tantissimi componenti, anche se a, non dico a chilometro zero, ma molto vicino a questa zona, il packaging ha un impatto oh, veramente forte e ritengo sia uno dei punti che molto spesso viene sottostimato, ma che può portare dei benefici veramente enormi. Benissimo, siamo arrivati all'ultima domanda. Per um, raggiungere quei livelli qualitativi, per avere un prodotto eh, di altissimo livello, per poter avere quell'artigianalità che eh, lei ha sottolineato in, in varie occasioni, occorre del, delle persone preparate, qualificate. Quali sono i parametri con i quali scegliete i vostri tecnici e come li formate? Il primo passo è sicuramente la passione. Chiunque entri in questo cancello, in questo stabilimento, ha una passione sfrenata per le due ruote e questa è un po' la condizione sine qua non. Allo stesso tempo non è facile trovare sia manovalanza, ma anche ingegneri disposti a dedicarsi anima e corpo al prodotto perché questo è quello che richiediamo. Quindi, i nostri processi di selezione personale sono molto stringenti e per dare però allo stesso tempo opportunità, soprattutto ai giovani, di entrare in contatto con un brand così prestigioso, stiamo facendo delle collaborazioni dei progetti pilota con le università. Uno di questi sta partendo proprio in queste ore con il Politecnico di Milano, abbiamo già dei, dei rapporti anche con l'Università di Trieste, l'Università di Padova, il Politecnico di Torino. Soprattutto perché nelle università che investono molto nel, um, nello sviluppo dei talenti in ambito racing, um, Padova, dei programmi, Stessa Trieste, Milano. Eh, sappiamo che questi studenti, oltre ad essere eventualmente dei bravi ingegneri, dei bravi tecnici, hanno una base fortissima che è quella della passione per le corse. E questi sono dei parametri che sono difficili da oggettivizzare e quindi chi si occupa di recruitment qui ha un lavoro parecchio complicato. Allo stesso tempo, però, abbiamo la fortuna che il brand Mevy Augusta è riconosciuto a livello mondiale, quindi è un po' un catalizzatore di talenti. Benissimo, molte grazie, dottor Mart Martin. Vedo che eh, come dire, la passione no? che richiedete ai vostri, ai vostri dipendenti la si vede anche eh, nelle sue parole. Eh, quindi immagino che anche da parte dei nostri eh, telespettatori una serie di indicazioni da lei fornite possono essere molto utili no, per quanto riguarda la conoscenza di questo settore e come anche affrontarlo, visto che molti dei nostri telespettatori sono aziende mental meccaniche. Quindi grazie dottor Mantin, grazie ai nostri telespettatori che attendiamo alla prossima puntata del TM Talks. Grazie a voi.